Benvenuti sul canale YouTube di Cubase.it. Il fader di canale di Cubase ha tre impostazioni di visualizzazione. Per capirne il comportamento, utilizzeremo inizialmente una sinusoide con la frequenza di 1 kHz e con il picco a 0 dB. Ogni canale dispone di due indicatori che fanno riferimento alla posizione del fader e al livello effettivo del canale. Quest'ultima scala ha come limite superiore lo 0 dBFS, che esprime il livello massimo di picco raggiungibile in ambito digitale. In modalità ingresso, il LEDmeter mostra quindi il livello del segnale nel canale, indipendentemente dalla posizione del fader. In modalità post-fader, il livello del canale corrisponde alla posizione del fader stesso. In modalità post-panner, il livello del canale dipende dalla posizione del fader e dalle impostazioni della pan low del progetto. Il pan pot di canale è ora in posizione panner combinato, che consente di spostare il pan pot di ciascuno dei due canali della traccia stereo in modo indipendente. Se riproduciamo un segnale attraverso un sistema stereo, ci accorgeremo presto che, posto al centro, avrà un livello più elevato che non inviato ad uno dei due lati. La differenza di livello è per l'esattezza di 3 decibel. Dato che stiamo lavorando con una traccia stereo, la differenza di livello tra la traccia con il pan pot chiuso al centro e con il pan pot aperto sarà di 6 decibel. Se non è impostata una regola di pan low, chiudendo al centro il pan pot di canale, risulterà quindi un aumento di livello di 6 decibel. Nelle impostazioni di progetto, questa condizione è denominata 0 decibel. A seconda di come verrà reimpostata la pan low, il comportamento del canale cambierà. Una impostazione di meno 6 decibel attenuerà progressivamente il segnale che viene chiuso verso il centro, in modo da mantenere inalterato il livello di uscita. L'opzione indicatore dei picchi mostra degli indicatori che visualizzano il picco corrente. In modalità tenuta picchi, i medesimi vengono visualizzati come delle barrette orizzontali. Il tempo di tenuta della visualizzazione è impostabile nel menu Preferenze picchi. In modalità tenuta fissa, la lettura segue l'andamento dei meter.